Avezzano ti ha dato delle indicazioni su campagna per Berbetti in vista dei romani o no? Vabbè, hanno giocato poco, qualcuno pochissimo e ho provato. Per me stanno bene fisicamente, poi è normale che tatticamente siamo in ritardo. Io spero che trovano la motivazione di dare tutto, di lottare su ogni palla. Poi è normale che bisogna avere rispetto verso il Milan, che sembra una grande squadra, ma secondo me bisogna provarci sempre, specialmente in casa, davanti a tanta gente, far vedere che anche noi possiamo giocare a calcio. Ma io non vedo che è cambiato tanto, nel senso che si difende tanto, non direi. Nel senso, se Donnarumma ha fatto più parate di tutti i portieri, vuol dire che davanti, che dietro è passato qualche cosa. E poi gioca a calcio giustamente con giocatori che ha a disposizione, che per me hanno caratteristiche offensive. La Padula sarebbe stato un giocatore alla zero, uno di quelli che piacciono alla zero. La Padula è un altro tipo di giocatore, nel senso che è un giocatore che va dentro, che non si arrende mai, non te la, penso che era un po' più tecnico e aveva i tempi giusti. Fatte salve tutte le attenuanti, lei pensava di poter incidere di più? Sì. Quello sì, perché non ci sono riusciti per ora le basi del mio calcio. Se non ci sono basi, poi è difficile anche ai giocatori di capire che cosa devono fare. Perché viste le basi? Che basi? Tattiche. Cioè non dipende dagli interpreti, questo. Ma io sono convinto che gli interpreti sono giusti, il problema è che sono abituati a giocare un altro calcio anche quelli che hanno giocato a grandi livelli e non riesco a farli cambiare anche spiegando e semplificando le cose. Noi giochiamo troppo difficile per essere la squadra come voglio io.